Ciao belle gente, benvenuti al mio canale. Io sono Mal e oggi ho voluto condividere con voi tre metodi per utilizzare il gel di semi di lino per non buttarlo. Il primo metodo che ho fatto vedere la settimana scorsa, come usare il gel di semi di lino, come prepararlo, ma soprattutto come usarlo sui capelli ricci. Chi vi lascia i capelli ricci spettacolari, io dopo 4 usi ho avuto un risultato meraviglioso, riccio perfetto, definito, idratato per meno una settimana. Comunque, il metodo è quello di utilizzare una calza, così la riempite col seme di lino, mettete una buccia di limone, potete mettere del rosmarino, della menta, oppure potete tranquillamente utilizzare la tisana o un'infusione dentro, o del tè verde. Fate bollire tutto finché il gel diventa denso. Dopodiché il gel ce l'avete pronto, lo lasciate raffreddare. Adesso vado a preparare un siero stupendo per la pelle. Uso la patata dolce perché, per chi non sa, la patata dolce contiene la vitamina E che è basilare per la pelle elastica. La vado a grattugiare. Dopodiché, praticamente la vado a esprimere per toglierla o per prendere il liquido che ha dentro, è quello che ci interessa. Se voi avete una centrifuga, il gioco è fatto. La quantità che ne ho bisogno è pochissima. Vado ad aggiungere dei gel di semi di lino, un cucchiaino praticamente, e ci aggiungo l'acido ialuronico. E qualche goccia di menta o di lavanda, olio essenziale ovviamente, e ho un concentrato di cetriolo, non è proprio essenziale, però se ce l'avete usatelo. Mescolo il tutto e vado a usarlo dentro questo vasetto piccolino della marmellata riciclato. E voilà, il nostro siero è pronto, si assorbe velocemente e vi assicuro che vi lascia la pelle veramente bellissima, io non posso farne a meno. Un altro metodo è quello di usare proprio il gel così, mettere dentro la maschera di tessuto di cotone e usarlo come una maschera sul viso. Sicuramente lo farò, quando lo farò lo pubblicherò su Instagram. Così vi faccio vedere e il risultato spero che si veda nel video. Veramente al primo uso ho la pelle molto molto idratata, guardate la differenza, la pelle è veramente molto idratata. Il secondo rimedio per pelle secca del corpo. Io ho la pelle mista di viso, ma molto 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 secca sul corpo. Io di normale ho sempre utilizzato delle oleolipi che preparo a casa, ma da quando ho scoperto questa tecnica del gel, dei semi di lino, mamma mia, ho la pelle spettacolare. Praticamente prendete il gel di semi di lino che preparate per i capelli, aggiungete qualche goccia di olio di mandorle. Io ho aggiunto sia l'olio di semi di lino sia l'olio di argan, ma volendo potete utilizzare anche solo l'olio extravergine.
già quello vi dà un risultato spettacolare. Ho aggiunto qualche goccia di acqua di rose e voilà, gioco è fatto. Lo mettete dentro un contenitorino e lo lasciate nella doccia. Questo qua lo dovete utilizzare sotto la doccia, dopo che lavate tutto il corpo, state per uscire dalla doccia, lo mettete su, lo massaggiate sul corpo, vi assicuro che vi lascia la pelle molto 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 idratata. Provatelo e fatemelo sapere. Il terzo rimedio contro occhiaie e borse. Prendo il gel di semi di lino e ci aggiungo semplicemente dell'aloe vera. Se avete la pianta sarebbe meglio, c'ho l'aloe vera di Herbalife che lo uso già per il corpo, e quindi miscelare il bene tutto. E andiamo a fare i cubetti. Ovviamente mettiamolo nel congelatore e quando avete bisogno, o avete un'uscita particolare, o avete fatto una pulizia del viso, volete chiudere i pori dilatati, o volete proprio passarlo sotto per le occhiaie e per occhi stanchi e per le borse. E il resto lo andiamo a ritirare. Io un metodo semplicissimo, quello di prenderlo e metterlo nel congelatore. Bella gente, spero che vi è piaciuto questo video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità, e soprattutto seguitemi su Instagram e Facebook. Come vedete, io proprio esprimo fino al fondo. Non si butta via niente. Bella gente, veramente io ve lo consiglio vivamente, ve lo consiglio per le persone che hanno la pelle secca, soprattutto i capelli secchi, i capelli ricci, i capelli crespi, i capelli danneggiati, perché i semi di lino sono creatina naturale. Provatelo, avrete un risultato stupendo. Io ho recuperato i miei ricci grazie ai semi di lino. Bella gente, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità e soprattutto vi sostenete. Bella gente, spero che passate una giornata splendida e alla prossima!